Anche quest'anno nella chiesa di San Martino Vescovo a Castiglioncello viene riproposto un nuovo allestimento presepistico. Il gruppo di appassionati che si è formato circa 4 anni fa è composto da Luca Pepi, Arrigo D'Arrigo e Sara Bertelli. La scena della Natività è rappresentata all'interno di uno scorcio del paese di Castiglioncello. La sua piazzetta principale diventa così il cuore del piccolo paese di frontiera. Nel presepe sono poi presenti alcuni elementi teatrali, come la musica, i cicli giorno e notte e l'apparizione dell'angelo e di tutti quegli elementi tipici dei presepi poliscenici. Il presepe è realizzato con la tecnica detta catalana, dove l'uso del gesso lavorato consente di modellare tutti quei particolari come pietre e mattoni, insieme all'uso del polistirolo e del polistirene, due materiali molto utilizzati da chi interpreta questa attività. Una tecnica imparata negli anni e che si evolve per cercare di riuscire a riprodurre in maniera sempre più fedele al reale tutti quei particolari utili a immergere lo spettatore in una realtà capace di stimolarlo e farlo riflettere, affinché trovi nella visione del presepe un momento di riflessione e di pausa che molto spesso nella vita di tutti i giorni facciamo fatica a trovare. Presepe popolare tradizionale che si rispecchia in alcune tipologie di presepi che venivano realizzati qui a Lucca negli anni passati, con il fatto che io negli anni ho proseguito in questa attività nella realizzazione di queste tipologie di presepi nella chiesa di San Piero Somaldi, ho pensato anche quest'anno di qui con gli amici di Castiglioncello di riproporre una cosa abbastanza analoga, però riproposta nell'ambientazione tipica di questa zona dell'Oltreserchio. Il presepe è visitabile i sabato e i prefestivi dalle 15.30 alle 19 e la domenica e festivi dalle 15 alle 19.